Simone Cerasuolo e Federico Poggio, argento identico, 50 e 100 rana agli europei di Roma. Un mese dopo, com'è questo argento? Pesa quanto? È molto bello, ho potuto vincere questo argento in casa, è una grande soddisfazione. E questo argento mi ha dato carica per questa stagione che è già iniziata, anzi che ormai tra un po' c'è subito il campionato italiano assoluto, quindi sono pronto e motivato per battagliare di nuovo in acqua. L'emozione è stata grandissima e rimane grazie al calore delle persone che appunto hanno seguito l'evento. Diciamo che personalmente sono già focalizzato sulla nuova stagione, in quanto professionista non posso rimanere troppo sulle cose passate, diciamo. Simone, compagni, amici, stesso allenatore, stesso preparatore atletico, ovvero Fabio Scozzoli, ecco, com'è la vita a Imola per due nuotatori che fanno un po' le stesse cose? No, diciamo che è bello, perché poi fuori dall'acqua siamo amici, quindi la viviamo in modo tranquillo. Oggi in acqua ci batteniamo, non vuole toccare davanti, però abbiamo un bel gruppo, quindi credo che le sfide interne in acqua quotidianamente rendono l'atleta più forte poi in gara, quindi la viviamo bene. Federico, siamo qui per parlare anche di Federica Pellegrini e dell'Olimpiade che tu hai vissuto accanto a lei. Hai ricordato un paio di aneddoti al Panathlon di Reggio Emilia, raccontaci un po' che ricordo hai invece di Tokyo. Sì, Federica a Tokyo era appunto il capitano della spedizione, ha trasmesso veramente, veramente tante esperienze e sicurezza a chi come me era alla prima grande esperienza internazionale. Tokyo è stato bellissimo, l'emozione di un'Olimpiade è inarrivabile. Quando si parla di un'Olimpiade da fuori forse non lo capisci tanto, però quando la vivi capisci veramente l'importanza dell'evento. Da quel primo record mondiale juniores ad oggi, quanto è cresciuto Simone Cerasuolo? Abbastanza, diciamo che mi sto allenando tanto, ovviamente non lo nego, la popolazione quest'anno anche è sempre più sui 100, quindi credo che sto anche maturando mentalmente per affrontare bene i 100, che su me manca un po' l'esperienza e la capacità di fare un buon 100 in vasca lunga, però sono sicuro che ci arriverò, ho diciamo, 2 anni di tempo per provare a battagliare anch'io per cercare di andare a Parigi. Che rapporto avete con Nicolò Martinenghi e con Fabio Scozzoli? Io e Tete e Nicolò siamo cresciuti insieme con la nazionale giovanili, quindi insomma c'è tanta storia dietro di amicizia. E Fabio mi ha accolto a Imola 4 anni e mezzo fa e a lui devo quasi tutto, perché comunque sono arrivato a Imola che ero sbarbatello e mi sono messo con la testa bassa a raccogliere qualsiasi insegnamento che lui mi potesse lasciare. Simone. Fabio è un gran capitano, infatti anche della nostra squadra, è un punto di riferimento per noi, ma non solo, e quindi noi cerchiamo di prendere spunto da lui quotidianamente e ci aiuta a spingere molto di più. Nicolò adesso è il traino della rana italiana, anche mondiale a questo punto direi, e noi è un bravissimo ragazzo, simpatico, umile, però ci alleniamo per cercare di mettere la mano avanti. E Cesare Casella infine cos'è per voi? Cesare mi ha svoltato la vita, perché cioè, quando sono arrivato mi viene un po' di commozione, perché se non fosse per Cesare non so neanche se noterei ancora, quindi quando ho conosciuto lui ho trovato veramente un punto di riferimento, una figura in grado di ascoltarti, capirti e non è facile capirmi, quindi lo ringrazio. Obiettivo 2 mondiali e soprattutto la maturità. Io sì, adesso c'è prima questo mondiale in vasca corta, cerchiamo di qualificarci, anche se non sarà facile, ma ci proviamo. E poi dopo sì, abbiamo la maturità a giugno e poi adesso cercheremo di qualificarci anche per il mondiale in vasca lunga. Noi viviamo al momento, vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno di buono. Grazie.